Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amo. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma. E come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pater noster quis in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Libro di Cielo, volume 11, 14 agosto 1912, capitolo 29. Trovandomi nel solito mio stato, il mio sempre amabile Gesù mi aveva detto: figlia mia, per potere l'anima dimenticare se stessa, dovrebbe fare in modo che tutto ciò che fa e che le è necessario lo facesse come se io lo volessi fare in lei. Se pregasse dovrebbe dire: è Gesù che vuole pregare. Ed io prego insieme con lei. Se deve lavorare, è Gesù che vuole lavorare. È Gesù che vuole camminare. È Gesù che vuole prendere cibo, che vuole dormire, che vuole alzarsi, che vuole divertirsi. E così di tutto il resto della vita. Così solo l'anima può dimenticarsi di se stessa, perché non solo farà tutto
perché lo voglio io, ma perché lo voglio fare io. Mi necessita a me proprio. Ora, un giorno stavo lavorando e stavo pensando, ma come può essere che mentre io lavoro è Gesù che lavora in me? È Lui proprio che vuole fare questo lavoro. È Gesù. Io proprio. Le mie dita che stanno nelle tue e lavorano. Figlia mia, quando io stavo sulla terra, le mie mani non si abbassavano a lavorare legne, a ribattere i chiodi, ad aiutare nei lavori fabbrili il mio padre putativo Giuseppe. E mentre ciò facevo con quelle mani medesime, con quelle dita, creavo le anime e altre anime richiamavo alla vita, divinizzavo tutte le azioni umane, le santificavo dando a ciascuno un merito divino. Nei movimenti delle mie dita chiamavo in rassegna tutti i movimenti delle tue dita e degli altri. E se vedevo che le facevano per me o perché io li volessi fare in loro, io continuavo la vita di Nazareth in loro e mi sentivo come rinfrancato da parte loro per i sacrifici e l'umiliazione della mia vita nascosta, dando loro il merito della mia stessa vita. Figlia, la vita nascosta che feci in Nazareth non viene calcolata dagli uomini, mentre non potevo fare loro più bene di quella dopo la passione. Perché abbassandomi io a tutti quegli atti piccoli e bassi, a quegli atti che gli uomini vivono la giornata, come il mangiare, il dormire, il bere, il lavorare, accendere il fuoco, scopare, eccetera, atti tutti che nessuno può farne a meno, io facevo scorrere nelle loro mani una monetina divina di prezzo incalcolabile. Sicché la passione li redense, ma la vita nascosta corredava ogni azione umana, anche la più indifferente, di merito divino e di prezzo infinito. Vedi, mentre tu lavori, lavorando perché io voglio lavorare, le mie dita scorrono nelle tue e mentre lavoro in te, nel medesimo istante, con le mie mani creatrici, quanti sto mettendo alla luce di questo mondo? Quante altre ne chiamo? Quante altre santifico, altre correggo, altre castigo? Ora tu stai con me a creare, a chiamare, a correggere d'altro, sicché come tu non sei sola, neppure lo sono io nel mio operare. Ti potrei dare onore più grande? Ma chi può dire quello che comprendevo, il bene che si può fare a noi e agli altri facendo le cose perché Gesù le vuole fare in noi? La mia mente si perde, perciò faccio punto. Capitolo 30, 16 agosto 1912. Questa mattina il mio sempre amabile Gesù mi ha detto: figlia mia, il pensiero di voi stessi acceca la mente e vi forma una specie di incanto umano. E questo incanto umano forma una rete intorno all'uomo. E questa rete è formata di debolezze, di oppressioni, di malinconie, timori e tutto ciò che di male contiene l'umana natura. E quanto più si pensa a se stessi, anche sotto l'aspetto di bene, più fitta si fa la rete e più accecata l'anima vi resta. Mentre il non pensare a se stessi e il pensare a me solo, solo ad amarmi, qualunque siano le cose, è luce alla mente e vi forma un dolce incanto divino. E questo incanto divino vi fa pure la sua rete. E questa rete è formata tutta di luce, di fortezza, di gaudio, di fiducia, insomma, di tutti i beni che possiedo io stesso. E quanto meno si pensa a se stessi, più fitta si forma la rete. Sicché l'anima non più si riconosce. Quanto è bello vedere l'anima ravvolta in questa rete che vi ha tessuto l'incanto divino. Com'è piacevole, graziosa e cara a tutto il cielo, vice, a tutto il cielo, viceversa, l'anima che pensa a se stessa. Capitolo 31, 17 agosto 1912. Pregando, il benedetto Gesù mi ha detto:
Figlia mia, il pensiero di se stesso impicciolisce l'anima, ed essa dalla sua piccolezza misura la mia grandezza e quasi vorrebbe restringermi. Invece chi non pensa a se stesso, a me, pensando a me, si ingrandisce nella mia immensità e mi rende l'onore a me dovuto. Acipicchia, qui veramente ci vorrebbe un mese intero di meditazione, insomma, su questi brani. Sempre opportuno, io almeno sento nel cuore di farlo, che possa davvero lo Spirito Santo farci capire bene e renderci bene conto e al tempo stesso farci credere sul serio a queste cose. Questa è la meditazione del non pensare a se stessi. Mai e per nessun motivo, ma pensare sempre solo a Gesù, non solo pensare sempre solo a Gesù. Adesso qui c'è, questo è un passaggio, siamo nel volume 11, che dire che è fondamentale è dire poco, perché questo è un connotato basilare della vita nella Divina Volontà. Cioè non basta pensare a Gesù, che è cosa già molto importante, ma occorre chiamare Gesù ad operare in tutte le nostre cose. Gesù dice che questo è l'unico sistema per dimenticare di se stessi. Non pensare a se stessi e dimenticare se stessi è la stessa cosa. Dimenticare è ancora più grande, perché pensare, capite, io una cosa posso scegliere di non pensarci, ma quella cosa c'è, quindi se non faccio attenzione ricado nel pensare ad una cosa a cui non dovrei pensare. Ma se una cosa l'ho dimenticata, pensiamo alle cose che ci dimentichiamo, a quanto a volte, no, a causa della nostra miseria legata alla nostra condizione terrena, ci dimentichiamo qualcosa. Quando te la sei dimenticata, te la sei dimenticata. Cioè, se volessi pensarci, non ci potresti pensare, perché te la sei dimenticata, la ricordi più. Anzi, proprio abbiamo che ci vorremmo pensare, la vorremmo richiamare alla memoria e non ci riusciamo. Ecco, il top sarebbe proprio questo, neanche non pensare a noi stessi, ma proprio dimenticarci, come dice Gesù. C'è la terapia. Per poter l'anima dimenticare se stessa, deve fare in modo che tutto ciò che fa e che è necessario, lo facesse come se io lo volessi fare in lei. Questa è la fusione in tutte le cose che noi facciamo con Gesù. Ma non soltanto vieni Gesù a pregare in me, ecco, ma, come dire, un passo ancora di più. Sono certo che Gesù vuole pregare in me. Sto lavorando, qualunque cosa buona o lecita che facciamo, quando stiamo in questo orizzonte, è Gesù che vuole lavorare. È Gesù che vuole pregare, è Gesù che vuole camminare, che vuole prendere cibo. Gesù mangiava quando stava sulla terra, che vuole dormire, Gesù dormiva quando stava sulla terra, che vuole alzarsi, che vuole divertirsi, come anche quando ci divertiamo. È certo che anche quando ci divertiamo, quei divertimenti leciti, in paradiso è tutto un divertimento, questo ogni tanto dobbiamo ricordarcelo. Cioè, noi qui sul pianeta Terra non possiamo stare sempre a divertirci, meno che mai con divertimenti illeciti. Ma perché? Perché c'è il peccato, perché siamo in condizioni di cammino, di via. Ma tutta la voglia che hanno gli uomini di divertirsi non è altro che espressione inconscia, ovviamente, e molte volte disordinata in questo mondo, senza dubbio, ma di quello che sarà il paradiso. Perché il paradiso sarà il divertimento ininterrotto, insomma, no? Il godimento, la visione beatifica. Che cos'è? Questo è. L'anima si dimentica di se stesso perché non solo farà tutto perché lo voglio io. Quante volte abbiamo meditato, no? Perché e per chi facciamo una cosa, già questo è tanto. Ma perché lo voglio fare io. Passaggio, step ulteriore. E poi Gesù, dinanzi alla domanda di Luisa, perché questo potrebbe venirci anche a noi, sta parlando in me Gesù adesso. Sta ascoltando in te Gesù adesso. Punto interrogativo. Quando finiamo questa meditazione, che torniamo ai nostri, come dire, lavori quotidiani, che facciamo?
Tra poco scende Gesù con me in chiesa? Beh, scende in chiesa, insomma, è una cosa possibile, no? Ma viene con me sul tram? Fa i gradini del tram con me o della metro o dell'autobus? Sale in macchina con me? Guida? Mi dà le sue mani per guidare al volante? È lui che guida dentro di me? Sale sull'aereo Gesù? Sulla nave? E viene a giocare a tennis, o viene in palestra, viene a correre con me, viene a fare jogging, viene veramente a mangiare, viene veramente a dormire, e viene veramente a lavarmi, a farmi la doccia, a vestirmi, a spogliarmi. Anzi, continuiamo a camminare, a respirare, a guardare, a gesticolare. Continuiamo, qui potremmo continuare a tempo indeterminato, insomma, cogliendo tutte le possibili. Qui Gesù dice a spazzare per terra, a lavare i piatti. Vediamo, viene a lavare i piatti? Gesù? Proprio lui? Proprio lui. Proprio lui. Accendere il fuoco, accendere la stufa quando bevo? È proprio lui, attenzione, però per questo ci vuole un atto cosciente. Noi non ci rendiamo conto della potenza, no? Perché se io questo lo faccio spessissimo e lo faccio in stato di coscienza, è evidente che questo rafforza enormemente la mia unione con Gesù e il mio pensiero a lui. È chiaro, io non posso dire Gesù, non lo so. Adesso facciamo un esempio stupido per farsi capire, no? Sta vedendo con me il film Osè. Gesù il film Osè con te non lo vede sicuramente, d'accordo? Se non nel senso molto molto, diciamo così, ontologico, che è lo stesso motivo per cui, insomma, la divina volontà permette il peccato al peccatore, no? Quindi comunque sia gli permette di compiere quell'atto conservandolo nell'essere, ma solo in questo senso, no? Quindi parte dell'enorme portata santificante di questi gesti, ma hanno anche un'immensa portata unitiva, ecco, non so usare un participio del termine fusione, no? Fondente mi sembrerebbe una cosa strana, un po' fa pensare alla cioccolata, no? Quindi, la forza fondente di questi atti, però la forza di fusione, diciamo così. Ma fusione significa appunto che di due si diventa uno. Ecco. E Gesù dà il fondamento teologico, questo è presente anche quando feci le catechesi sistematiche sulla divina volontà, e il fondamento teologico è la sua vita nascosta. Dà il fondamento teologico e poi la cosa strabiliante è che dà il corollario di questo, la conseguenza di questo principio. Tutti gli atti che ho compiuto nella vita nascosta, tutti, d'accordo, sono finalizzati a santificare e a rifare tutti gli atti umani legati alla vita ordinaria e quotidiana di tutti gli esseri umani, presenti, passati e futuri. Per cui Gesù sta in atto già adesso di operare in chiunque lo chiami ad operare in lui, perché l'ha già fatto storicamente. E se tu fai questo, continui in te la vita di Gesù a Nazareth ed hai il merito della stessa vita di Gesù. Cioè a un certo punto Luisa si ferma perché dice: chi può dire quello che comprendevo? Il bene che si può fare a noi e agli altri facendo le cose perché Gesù le vuole fare a noi. Non ci riesco a dirlo, la mia mente si perde e perciò faccio punto. Però pensiamoci a quello che dice e pensiamo un attimo all'immensità di questa realtà. Tutto, cioè, tutto. E non scambiamo il tutto soltanto con gli atti strettamente religiosi o di fede. Per carità, è chiaro che Gesù sta anzitutto in quelli, no? Nessuno vuole dire niente che mo Gesù
non viene a messa con me, viene a celebrare la messa con me, addirittura se medesima con me, è chiaro questo qui, no? Però non dobbiamo fare l'errore di pensare, sì, adesso a messa sì, cioè, quindi dico, bene, è Gesù che vuole assistere alla Santa Messa, al suo sacrificio in me, questo è un pensiero, insomma, facile, ma è diverso, è difficile di pensare, Gesù adesso vuole correre in me, vuole fare allenamento in me. Eh sì, ma ti pare che mo Gesù va a fare allenamento, mo Gesù va a fare jogging, mo Gesù... Sì, perché c'è niente di male a muovere il corpo, insomma, quindi, anzi, insomma, l'attività fisica non è la cosa principale di questo mondo, insomma, ma... purché sia fatta certamente con moderazione, a tempo, luogo, modo opportuno, non c'è assolutamente niente di male, anzi, insomma, no, ecco, nelle parrocchie ci stanno gli oratori, nei seminari ci stanno i campi da pallone, insomma, nei conventi quando le sante suore, i santi frati fanno panorigrazione e giocano a pallavolo, insomma, quindi ecco, non dobbiamo avere una mentalità così piccola e così ristretta, attenzione. Importantissima questa frase di Gesù: se la passione li detenze, la mia vita nascosta corredava ogni azione umana, anche la più indifferente, di merito divino e di prezzo infinito. E poi dice il corollario, attenzione, mentre Gesù a Nazareth stava lavorando, è chiaro che non smetteva di fare Dio. Cioè, lui era la seconda persona della Santissima Trinità, non è che in quel momento stava distratto dalla Santissima Umanità di Gesù, quindi se c'era da creare un'anima... Adesso io scherzo, no? Però per far capire, ci pensano il Padre e lo Spirito Santo, perché io mo sto a far falegname. Cioè, non pensiamo ovviamente a una cosa di questo genere, eh? Quindi, cioè, il Verbo era incessantemente vivente, operante all'interno della Santissima Trinità, che non ha subito nessuna alterazione dall'incarnazione, e continuava a operare da Dio come sempre fa. Quindi dice, mentre io lavoravo, io stavo creando le anime, altre le stavo accogliendo, stavo a fare il giudizio particolare che erano morte, altre le stavo correggendo, altre le stavo, gli stavo parlando nel cuore, ad altre le stavo castigando, tutto quello che noi le stavo santificando, ne stavo chiamando, qualcuno gli stavo dicendo vieni e seguimi a farla entrare in seminario o in convento, capite, no? Attenzione. E quindi non c'era questa... Allora, che significa? Se il verbo in contemporanea stava agendo da Dio e agendo da uomo, perché questa è la sua vita, che significa che se tu ti fondi con tutte quante le azioni che ha già fatto come uomo, partecipi alle azioni che faceva in quanto Dio. Capito? Tu stai con me a creare, a chiamare, a correggere ad altro. Questo è chiaro che non è che... noi avremmo percezione sensibile di questo fatto, ma da un punto di vista oggettivo è così. Non sei, come tu non sei solo, neppure io lo sono, come tu non sei solo nell'operare, non lo sono nemmeno io. Ti potrei dare onore più grande, ma pensiamoci, no? Cioè, mentre io, da quando è cominciata questa meditazione, quante anime ha creato nostro Signore? Sicuramente qualcuna, senza nessun dubbio. Non ci pensiamo mai a queste cose. E quanta gente è morta da quanti minuti sono? Da 23 minuti a sta parte. Sicuramente, diverse, si sono presentate davanti a lui. D'accordo? Ecco, per cui se io ho detto a Gesù, bene Gesù, fai tu questa meditazione per favore in me, perché adesso sei tu che è ora di meditare, che vuoi meditare, se io avessi fatto una cosa di questo genere... Ho creato anche in Gesù, capiamo sempre bene il senso, perché Gesù qui lo spiega molto bene, qualche anima, e ho partecipato al giudizio particolare che lui ha fatto di qualche anima. Questo è quello che dice. Ecco perché si capisce, no, questo non è semplicemente fare la divina volontà, che è già una cosa grandissima. Oh, qui ci sarebbe da farci notte, però poi c'è... La catechesi di Gesù sul pensare a se stessi, qui bisogna prendere, io adesso non lo so se oggi questa la posto su tutti i social di questo mondo, insomma, ma queste parole dovrebbero essere impresse nelle nostre anime. Il pensiero di voi stessi acceca la mente, vi forma una specie di incanto umano, tutti gli uomini stanno da mattina alla sera a pensare a sé.
E questo incanto umano forma una rete intorno all'uomo e questa rete è formata, guardati, studiati, osservati, debolezze, oppressioni, malinconie, timori. L'anima resta accecata e la rete è più fitta. E tutto ciò che di male contiene l'umana natura. Possiamo aggiungere depressioni, angosce, agitazioni, turbamenti, contese, invidie, gelosie, litigi, chiacchiere, maldicenze, disperazioni, pessimismo. Questa è la volontà umana. Invece, se non pensi a te e pensi solo a Gesù, sai che succede? E pensi solo ad amare Lui. Molta gente dice: ah, sto depresso, ma siano qualunque le cose, qualunque siano le cose, tu cominci a formare la luce alla tua mente, un dolce incanto divino, e questo incanto divino piano piano ti tesse la rete e tu cominci a trasformarti. Luce, fortezza, gaudio, fiducia, e qui potremmo metterci pace, gioia, serenità, tranquillità, ottimismo, propositività, rapporti buoni con il prossimo, affabilità, amabilità, dolcezza, non ti arrabbi, non ti altri, non insulti, non sparli, non fai niente, tutta sta roba qua. Non sei superbo, non, niente, non sei invidioso, niente, non c'è nessuna pretesa, stai bene all'ultimo posto. Tutto, tutto, tutto. E attenzione. E quanto meno si pensa a se stesso, più fitta si forma la luce. Quindi questa è un'operazione, capiamo? Cioè, tu non devi. Come faccio a uscire dalla depressione? Ma chi lo sa che devo fare? Non devi fare niente, devi pensare a Gesù. Devi pensare a Gesù, a Lui solo, ad amarlo e anche da oggi in poi a fargli fare tutte le cose in te, dicendoglielo. Ok? Quando cominci, perché questo produce la rete divina, è una produzione, d'accordo? È una causalità efficace. E se tu hai questa rete divina, tu te ne accorgi perché tu non ti riconosci più. Dici: ma dov'è sta roba qua? Ma io non sono così. Non ero così. Da dove viene sta roba? Cioè, io penso che la vita nella divina volontà, come dire, la virtù più facile per chi vive nella divina volontà, è una delle più difficili per gli esseri umani. È l'umiltà, cioè l'umiltà dice: ma perché tu sei proprio, cioè non c'è proprio quasi l'evidenza, l'evidenza assoluta che tu non sei la causa adeguata di alcune cose, cioè non dipendono da te, non è merito tuo, non è opera tua, non lo è senza dubbio, perché sono operazioni fatte da altri in te. E Gesù è contentissimo di vedere questa rete che ha tessuto l'incanto divino. E tutto il cielo guarda con gioia, piacevole, graziosa e cara quest'anima, tutto il cielo. Viceversa, l'anima che pensa a se stessa non è un bello spettacolo. Le vediamo gli uomini, no? Ti mette l'angoscia a vederti, il massimo che ti può suscitare è una grandissima compassione di una persona che sta incarcerata, che sta imprigionata, d'accordo? Che sta male e non può tirare, come dire, uno sguardo, come dire, di compiacenza, di piacevolezza, perché non lo è, ma non perché chissà quale che sta dentro chissà quale, perché pensa a se stessa. Quindi non soltanto non pensare a se stessi, ma proprio dimenticarsi dovrebbe essere la nostra aspirazione. E infine Gesù chi osa tutto quanto con due brevi aforismi, no? Chi pensa a se stesso impicciolisce le anime piccole, no? E tra l'altro poi dalla sua piccolezza misura la mia grandezza. Gli uomini che si mettono a parlare del Padre Eterno, insomma, no? Dalla propria piccolezza. Invece chi non pensa a se stesso e pensa a me, si ingrandisce nella mia immensità, comincia a pensare in grande. Le anime piccine. C'è tutto quanto un filone ascetico, no? Ricordo, insomma, negli scritti di Santa Veronica Giuliani, per esempio, o anche di Santa Teresa di Gesù Bambino, no?
le vite monastiche, ecco, lì c'è tutto quanto il tema delle piccinerie, che insomma uno si immagina un pochino di donne che vivono in comunità che non sono tanto sante, ah, immagini che cinematografo, no? Ecco, le piccinerie, le cose piccole, d'accordo, meschine, si attaccano alle lane caprine, se si beccano, se appiccicano, per stupidaggini, d'accordo? Per cose del tutto piccole, piccine. Ecco, ma una vita piccina, cioè, noi dobbiamo sempre abituarci, quando facciamo gli esami di coscienza, a non fare giudizi morali, che quelli sono un'altra cosa, ma fare giudizi, come dire, esistenziali. Se io ho una vita piccina, vuol dire che sto sempre a pensare a me, vuol dire che il mondo è in funzione di me, di quello che mi fanno, di come mi trattano, di quello che pensano di me, capito? E questa è una tragedia perché anche se un'anima che campa così non è detto che sia una grande peccatrice, non è affatto detto. Questo stile di vita è compatibilissimo anche col monastero, quindi anche con un altissimo grado, come dire, di devozione, diciamo anche di vita di fede, anche se qui la fede, insomma, è un po', diciamo, di devozione e di atti, di per se stessi oggettivamente religiosi. Al monastero si fanno tutto quanto l'ufficio divino in coro, dicono il rosario, fanno l'adorazione, vanno a messa, fanno i lavori manuali, fanno vita comunitaria, mangiano insieme, fanno penitenze. Quindi, cioè, eppure possono essere così, eh? Se ne hanno scritto fior di sante, parlando delle piccinerie delle consorelle, è chiaro che dopo che questo è uno stato compatibile. Quindi qui non si parla di grandi peccatori, eh? Attenzione, lui dice, no, questa non è roba per me, io vivo in comunione. No, 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 qui si parla di gente che sta in comunione con Gesù. Cioè si parla di gente che magari sta anche, come dire, impegnata, almeno a livello di desiderio, in un percorso di santificazione, in un cammino. E ha tutte queste cose. E dà luogo poi a quegli atteggiamenti a volte più grossolani, per cui le persone vedono chi va a messa tutti i giorni, l'ha detto un po' di tempo fa Papa Francesco, si sono scandalizzati, si offende la gente, ma quanto mai? C'ha ragione. Va a messa tutti i giorni e poi sta sempre col muso lungo, sta sempre a fare a critiche a tutti, chiacchiera a destra e a sinistra, a lamentarsi da tutto e da tutti, c'ha tutto il mondo contro, gli va tutto storto. Va tutto storto solo a lei, a lui, e ce l'hanno tutti con lui e quello che. Ma che è sta roba? Cioè, e uno te vede e dice: ma da dove c'è? Ma io perché devo venire a messa tutti i giorni? Per farmi la depressione come ce l'hai tu? Cioè, questo era, credo, il senso di non so, l'ho letto, l'ho sentito anche quelle cose, insomma, il senso abbastanza ovvio di quello che volesse dire. Perché queste sono cose che prendono, ripeto, non a pagani peccatori, si direbbe, insomma, con un linguaggio neotestamentario, degli Atti degli Apostoli, insomma, no? Ma a gente devota, a gente di chiesa, a gente religiosa, però vive una vita piccina, bruttarella, d'accordo? Se prende qualche cosa dell'opera della redenzione, per carità, e dopodiché è finito tutto. Cioè, su una scala da 0 a 100, sì e no che se via 5, ma forse, d'accordo? Forse. E beh, insomma, speriamo che il Signore ci aiuti a vivere altro e a entrare nel molto di più che Lui stesso già ci ha donato e aspetta soltanto che lo andiamo a prendere. Qui oggi, Santa Vergine Maria, siamo dentro uno snodo fondamentale, quindi una possibilità reale di dare una svolta veramente
deciso una sterzata forte alla nostra esistenza, procurando un bene infinito a noi e al prossimo. Ecco, uscendo di galera, ecco, dobbiamo immaginarsi tutti quanti come dei galeotti, oppure degli schiavi a lavori forzati che hanno la possibilità di evadere, ecco, da questo carcere che siamo noi stessi, la peggiore di noi. Ecco, di spezzare queste catene che ci tengono veramente peggio degli schiavi di un tempo, no? Ecco. Si tratta semplicemente di entrare nell'ottica, ecco, e di fare una scelta risoluta e poi di farci attenzione a mantenerle e a metterle in pratica. Aiutaci a fare queste reti divine e a liberarci, ecco, di tutte quante le bruttissime, ecco, reti umane, ecco, brutte proprio. E grazie in anticipo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.